Nel barrage di quarti, più equilibrato sulla carta, si affrontano la quarta contro la quinta forza della fase regolare. Salta per la prima volta il fattore campo in questi playoff. La Dolomiti Energia in gara 1 espugna il Pala del Mauro 79-77 e si porta in vantaggio nella serie. È l'ottava vittoria nelle ultime 9 partite per Trento. Esordio nelle fila campane per Renfro e Auda. Primo periodo senza strappi a Sutton, 11 punti in 10 minuti, rispondono Wells e Rich. 17-18 alla vigilia del secondo quarto. Gli Irpini sono superiori al rimbalzo, ma perdono diversi palloni. Wells realizza con buona continuità, Sutton e Flaccadori replicano. 38-35 all'intervallo. Nella ripresa Rich e Auda sono gli artefici del più 9 per i campani, più 11 al 29esimo grazie a Renfro. 58-48 al 30esimo. Flaccadori, Gomes e Franche guidano la reazione di Trento, che rientra a meno 5 al 35esimo. Sidigas in difficoltà e Gomes completa il parziale di 23-11 in 9 minuti, che vale il più 2 Dolomiti Energia. Parità al 39esimo. Decisivi Sutton e Flaccadori. Meno 1 nel saldo recuperate perse per l'Aquila contro il meno 11 degli avversari. 22-6 rimbalzi per Sutton, 16 per Flaccadori, 14 per Gomes. Dall'altro lato 19 con 9 su 11 al tiro per Wells, 15 per Auda.